Pasquale Maglione, mi occupo della vita di ricerca all'università, e voglio cominciare partendo da una domanda che mi è stata fatta appena sono entrato dai giornalisti, i quali mi chiedevano qual è la differenza tra voi e gli altri partiti. Io ho risposto chiaramente la differenza è totale. La differenza è totale che partendo sia dalla selezione di quelli che sono gli attuali candidati del Movimento 5 Stelle, io e Francesca, in cui c'è stato un metodo trasparente di votazione online e che quindi non ha previsto alcun tipo di influenza politica che ha determinato la scelta dell'uno o dell'altro nome. E poi soprattutto quello che ribadisco sempre e che secondo me è il leitmotiv di questa campagna elettorale è la coerenza. Quello che noi rappresentiamo in questo momento è una forza politica che a prescindere da tutto quello che si voglia dire e che si voglia contestare a questa forza politica è l'unico movimento che tutto ciò che ha detto da quando esiste nella scena politica italiana lo ha realizzato. Quindi quando noi diciamo che ci dimezzeremo l'indennità da consiglieri per poter destinare quei fondi a quelli che sono i servizi per la collettività, noi lo faremo perché già l'abbiamo fatto. Quando diremo che no, cioè quando diciamo che noi vogliamo investire sull'agricoltura, diciamo no alle trivellazioni senza se e senza ma. Quando noi diciamo che vogliamo investire sull'agricoltura, diciamo no all'IMU sui terreni agricoli e puntiamo su una DOP per l'olio, in quanto l'olio, la produzione di olio nelle nostre zone è completamente trascurata. Puntiamo al fatto che vi sia un'approvazione, cioè un'approvazione di quella che è una definizione di quelli che possono essere i distretti agricoli, quindi distretti a chilometro zero. Puntiamo su quello che è l'incentivazione di quelli che sono i prodotti tipici delle nostre terre, abbandonando quelle che sono le culture di massa che hanno caratterizzato quello che è il sangue, come può essere il tabacco e il cerealicolo. Noi vogliamo semplicemente che nel sangue si produca ciò che è di nicchia nel sangue, e quella nicchia deve diventare potenziale economico per l'intera provincia. Quindi queste sono cose che quando noi diciamo abbiamo la credibilità di dirlo, perché nei contesti in cui queste decisioni vanno prese abbiamo difeso a spada tratta quelle scelte. Quindi è importante, io sottolineo sempre questo, è importante in questa fase che quando si va a votare si valuti questo, perché per quanto riguarda gli altri schieramenti politici, i cui candidati conosciamo, non conosciamo, ma comunque hanno già dimostrato qual è la loro capacità di incidere a livello politico, a livello programmatico sulle nostre terre, noi già lo conosciamo, non c'è bisogno che qualcuno ci spieghi quello che hanno fatto e come ci hanno distrutto a livello territoriale, perché noi oltre ad essere l'ultima provincia di Benevento siamo l'ultima provincia d'Italia, non ce lo dimentichiamo. Quindi questo sta a significare che la classe politica che ci ha preceduto, che sia di centrodestra che sia di centrosinistra, non ha in nessun modo avuto la capacità di progettualità di quelli che sono le nostre potenzialità e quelle che sono le possibilità di sviluppo per la nostra terra. Quindi è importante tenere presente questo, perché nel momento in cui io mi muovo e che ci stiamo muovendo su tutto l'intero territorio provinciale, io mi ritrovo per poter fare 20 km e impiegare un'ora e un quarto, io che c'è un problema di fondo, c'è un problema di persone che non hanno avuto nessuna intenzione di voler incidere su quella che è la rete viaria della provincia di Benevento. Quando io sono una persona che viaggia da 20 anni sulla famosa Valle Caudina per poter andare a Napoli, prima per studiare e adesso per lavorare, dico che in quella linea ferroviaria non è stata per nulla, e quando dico per nulla dico che è peggiorata negli anni, non è migliorata, su quella non ci sono stati investimenti per migliorarla, nonostante sia un asset strategico, perché è l'unica rete ferroviaria che collega direttamente il capoluogo della provincia di Benevento con il capoluogo della provincia di Napoli, in questo caso Benevento Napoli. E quindi invece ad oggi quel tratto è peggiorato, anzi siamo arrivati al punto tale che la domenica non ci sono più treni. Quindi quando io poi leggo sotto elezioni che l'assessore competente vanta di aver acquistato non so quanti treni per 90 milioni di euro, io a questo assessore gli posso rispondere tranquillamente, purtroppo io viaggio ancora sui treni di 20 anni fa. Quindi di conseguenza sono criticità che le persone vivono. Allora incominciamo ad avere una progettualità. Quello che dicevo l'altra volta era in un dibattito televisivo con un esponente di Forza Italia, e lui come proposta elettorale, da quando lo conosco, porta sempre la Benevento Caserta. Per l'amor di Dio, può darsi possa servire, io non ho dubbi, però facciamo una cosa, incominciamo ad immaginare quello che deve essere il sangue, incominciamo a pensare se a noi interessa investire sul ferro e sulla gomma, incominciamo a pensare a tutto questo, dopodiché incominciamo a pensare a quali possono essere le nuove infrastrutture da creare, potenziare l'esistente. Questo è fare politica. La politica non è fatta elettorali sotto la campagna elettorale, ma la politica deve avere una visione un po' più ampia, deve guardare
non all'anno prossimo o al mese prossimo, ma devi guardare 10-20 anni, perché come diceva Francesco, il nostro obiettivo è quello di fare in modo che quella che sarà le future generazioni del Sannio rimangano nel Sannio, producono ricchezza nel Sannio, e che queste persone, questi futuri giovani o futuri lavoratori del Sannio e figli del Sannio, devono avere la capacità di scegliere se rimanere o andare via, non devono essere obbligati ad andare via. Quindi fondamentalmente, ripeto, lo ripeto fino alla noia, perché questo è l'aspetto più importante che secondo me va considerato. In questo momento voi dovete fare una scelta: o vi affidate a ciò che già sapete e che vi ha portato alla rovina, perché parliamoci chiaramente, queste persone ci vogliono uccidere, perché nel momento in cui si decide di trivellare il Sannio, si decide di uccidere un'intera provincia, perché per quanto si voglia dire, basta andare a controllare quelli che sono i sul sito dello Svimez, ci sono i parametri economici di quelli che è la Basilicata. Il PIL della Basilicata, da quando esiste le trivellazioni in Basilicata, è invidiato. Dal punto di vista occupazionale non è stato prodotto nulla. L'unica cosa che è stata prodotta sono state inquinate le falde acquifere, i bacini acquiferi, è stato completamente distrutto quella che era la ricchezza locale, quindi l'agricoltura, l'allevamento, le produzioni caratteristiche di quelle zone, e in termini occupazionali stiamo parlando di 200 posti. 200 posti che poi sono persone che vengono dall'esterno, sono tecnici specializzati, che le ditte che fanno questo tipo di attività portano dall'esterno. Quindi non ci facciamo prendere in giro quando queste persone vengono qui a dirci che il petrolio sarà una ricchezza. Il petrolio può essere unicamente una devastazione, perché è anche da sottolineare che il petrolio che noi abbiamo sotto i nostri piedi è un petrolio particolarmente grezzo, che quindi deve essere sottoposto anche a particolari processi di raffinazione. E in più, da quello che dicono i tecnici, non lo dico io perché assolutamente non ne ho le competenze, è un petrolio particolarmente corrosivo. E questo petrolio deve essere comunque trasportato da una posta all'altra e dovrà passare per delle pipeline. E noi stiamo pensando di fare delle trivellazioni in delle aree del Sannio dove c'è un elevato rischio sismico. Nel momento in cui questo rischio sismico si dovesse concretizzare, quelle condutture si possono rompere. E una volta che quel petrolio fuoriesce da quelle condutture, ha determinato la distruzione di un ecosistema. Quindi attenzione a quello che loro verranno qua a parte che nessuno avrà il coraggio di dire che vorrà fare le trivellazioni del Sannio. Già da quello che leggo in giro mi sembra che sono tutti contrari, però poi mi dovranno spiegare, come diceva Francesco, perché hanno votato lo Sport Italia a livello nazionale e perché quando la decisione competeva alla regione i partiti in modo trasversale non hanno mosso un dito se non qualche interrogazione a livello all'interno del Consiglio regionale per dire che non erano d'accordo, mentre poi c'erano i comitati, le persone attive sul territorio che lottavano giornalmente contro quella sciagura che sta per arrivare qua dentro. Quindi vi ripeto, è sempre una questione di credibilità, ciò che loro dicono e ciò che loro fanno. È una questione, loro sono bravi nel comunicare, perché giustamente hanno soldi da investire nella comunicazione. Quindi loro sono capaci di far passare quello che realmente fanno, lo trasformano in cose tutt'altro, che sono di tutt'altro genere, nella comunicazione. Quindi è importante questo, che quando qualunque persona vi verrà vicino, perché chiaramente in questo periodo sarete avvicinati da chiunque per poter chiedere un voto, e chiunque vi prospetterà il programma più bello che si possa avere per il Sannio, voi ricordate che semplicemente quelli che sono stati capaci di fare all'interno della provincia di Benevento, ma su tutti i settori. Francesco ha avuto una larga parentesi sulla sanità, io ho parlato dei trasporti. Dei trasporti attualmente non c'è nessuna volontà di migliorarli. Era stata fatta un'unica iniziativa che poteva essere volta oggettivamente ad un miglioramento del trasporto, non più l'affidamento diretto ma un banco. Chiaramente il bando è stato fermato, perché non si può pensare di fare un bando a ridosso delle elezioni regionali, in quanto facendo quel bando devi scontentare qualcuno. Però il bando è un'ottima soluzione, perché il bando, una volta che si definiscono dei criteri, dei servizi minimi, e quando parlo di servizi minimi non intendo solo il treno, ma anche dei comfort minimi per le persone che usufruiscono di quello strumento, nel momento in cui vengono messi in un bando, nel momento in cui una ditta accetta di voler partecipare a quel bando, si deve assumere anche l'onere di rispettare quei standard minimi, perché altrimenti quella ditta sarà oggetta, quantomeno da parte di coloro che governano, dovrebbe essere oggetto di una rivendicazione. Quindi alcune idee loro ce l'hanno, ma per l'amor di Dio, non è che qua vogliamo dire che loro, solo che purtroppo il cortocircuito viene quando loro devono passare da ciò che dicono a ciò che fanno. In quel momento loro non sono più liberi, perché se io, Francesco e tutti i candidati del Movimento 5 Stelle presenti nella regione Campania siamo arrivati alla candidatura perché ci avete scelto voi, o quantomeno le persone che condividono il nostro progetto e che sono iscritte al blog, tutti gli altri vengono scelti in virtù di una serie di meccanismi di corruzione, di clientelismo,
di Camorra, perché c'è da dire anche questo, perché noi non dobbiamo dimenticare che la politica, per come l'hanno strutturata loro, è Camorra. È Camorra quella che noi conosciamo nel film di Camorra, ma è Camorra soprattutto quella dei colletti bianchi, perché sono persone senza scrupoli, che sono capaci di calpestare qualunque cosa unicamente per ottenere un risultato in un ritorno economico personale o dell'interesse che rappresentano. Noi invece siamo cittadini liberi. Qualunque scelta noi decidiamo di fare è una scelta a che dipende unicamente dal rapporto che noi abbiamo con voi, con coloro che ci vorranno supportare, e non abbiamo degli interessi da tutelare, perché io sinceramente non conosco nessuno, cioè nessuno può venire vicino a me a ricattarmi in qualunque modo, perché assolutamente non lo può fare. Quindi, su questo aspetto, quando noi parliamo anche di Camorra, perché qua si deve parlare di Camorra, perché noi siamo in una regione e in una provincia dove c'è la Camorra, e la Camorra si manifesta nella gestione dei rifiuti, perché là si manifesta la Camorra, quelli sono i piazzi principali su cui si manifesta la Camorra, l'immondizia, c'è la cementificazione. Quando noi parliamo di queste cose, ieri vi ho fatto una domanda a Campolattaro: ma voi poi come fate a dire che sarete contro la Camorra? Io ho detto: io sarò contro la Camorra, non ho problema a dire che sarò contro la Camorra, però chiaramente quella Camorra un giorno verrà da me ad insistere sempre di più. Quelli che mi dovranno dare la forza di poter resistere alle pressioni, che voi sapete benissimo che non sono solo pressioni verbali, ma sono tutt'altro tipo di pressioni, sarete voi. Perché noi ci stiamo proponendo come candidati consiglieri, forse andremo a fare i consiglieri, ma senza di voi noi non siamo nulla. Non ci potremo difendere da tutte quelle che sono le pressioni che inevitabilmente arrivano nel momento in cui ti trovi a sedere in un posto di potere. Quelle pressioni noi le possiamo gestire unicamente se quelle che è la cittadinanza, attiva o meno, è alle nostre spalle e ci tutela da quelle che possono essere le pressioni esterne. Quindi io vi chiedo, votate con, soprattutto andate a votare, perché è importante che si vada a votare. Fate una scelta che deve maturare in virtù di quello che è il pregresso storico, perché noi, cioè, basta guardarsi intorno per capire che qualcosa non è andato bene. Una volta fatta questa scelta, se scegliete di votare noi, e io lo spero perché siamo l'unica alternativa possibile, guidateci e state con noi durante tutto il processo che ci guiderà lungo questi 5 anni. Grazie. Allora, salutiamo ovviamente anche Pasquale Maglione, che è il nostro candidato al Consiglio regionale, e avrete sicuramente capito che il nostro...